agli indirizzi. Io volevo solo aggiungere qualcosa, uno sul discorso delle. Si è parlato, condivido la stragrande maggioranza dei ragionamenti che sono stati fatti. Quello sulle fusioni, o perlomeno sull'ottimizzazione dei servizi, secondo me alla base c'è un principio che è sbagliato, che è quello dell'incentivo che diamo per le fusioni. Cioè, nel senso che io non posso dire facciamo la fusione perché lo Stato mi dà più soldi, non ha senso. Secondo me bisognerebbe fare la fusione perché il comune funziona meglio, okay? Perché fondamentalmente non andiamo a ridurre le risorse. Quello è, oppure la cosa più assurda, chi fa la fusione ha l'abolizione del patto di stabilità. Il patto di stabilità bisognerebbe abolirlo a tutti i sindaci, perché fondamentalmente vogliamo pagare le ditte che hanno lavorato per fare dei lavori, non è che vogliamo beneficiare di altri servizi. Quindi ripeto, secondo me il discorso dell'incentivo, onestamente, al di là di un qualcosa che potrebbe esserci nell'immediato per dare una mano per quello che è la gestione, secondo me non aiuta e onestamente non mi invoglia, perché sappiamo benissimo che andare a fare una fusione è un sistema irreversibile, ovviamente, no? nel quale entriamo. Quindi bisogna farlo non per l'incentivo, ma perché siamo convinti che un comune messo insieme ad un altro, secondo me, possa funzionare bene. L'altro discorso invece era quello sulle Meglio scuole. tutti e due, no? Meglio tutti e due. Ah sì, però guarda, se vogliamo fare una politica seria, secondo me, ripeto, io la vedo così. Cioè, bene poi se vengono in più, è vero, Alvaro, condivido, no? Andiamo tutti i giorni, ci alziamo a cercare risorse. Però ripeto, non può essere quello il motivo. Come è assurda la fusione per incorporazione, quella è un'umiliazione a un altro territorio. Allora, se ci si crede su una fusione, si cambia nome tutti e si ridice tutto. Perché se vogliamo fare, la prendiamo più lontano, un esempio di Pesaro, Presidente, lei è di Pesaro, la fusione di un comune come Pesaro, con comuni come Monparoccio, se non ricordo, onestamente è un insulto per un territorio, secondo me, la vedo così. Allora, se Pesaro crede nelle fusioni, cambia nome Pesaro, cambia nome Monparoccio. Io la vedo così. L'altra invece è quella dell'opportunità sulle scuole. Sulle scuole, secondo me, noi qui avevamo fatto dei ragionamenti già. Io al mio primo mandato da sindaco dicevamo agli elettori che chiudevamo le scuole e ci prendevano per pazzi. Per farne una, ovviamente, tutti insieme. Non ci siamo riusciti, ripeto, erano momenti totalmente diversi. Oggi, come dice, ricordava il sindaco Cesaroni, la situazione è questa. Credo che nello stesso tempo noi abbiamo l'opportunità, nella disgrazia, l'opportunità del sisma per fare un ragionamento più serio. Ma per fare questo, purtroppo, dobbiamo togliere tutte quelle norme che vengono fatte che non ci portano a fare ragionamenti che mirano al futuro. Faccio l'esempio. Se diciamo che per fare una nuova scuola, il vecchio edificio, cosa che è capitato a Forci, ce lo dobbiamo ricostruire con le nostre risorse. Capite benissimo che i comuni già siamo sull'orlo, già su un sistema irreversibile, secondo me siamo. Se ci dite anche questo non ci riusciamo. Se invece ci mettiamo intorno ad un tavolo a lavorare anche per quelle macro aree che erano state individuate lì, o comunque sia per territori, secondo me una soluzione si può trovare una soluzione di prospettiva.